Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che a Zero Branco, presso la tensostruttura Proloco di via Tagliercio, vicino al campo sportivo Parlotti, fino al 29 gennaio c'è la 29esima edizione della mostra del radicchio rosso di Treviso IGP. Si balla con i migliori spettacoli musicali e con cover e orchestre. L'ingresso è gratuito. E poi ancora Luna Park e divertimento per tutti adiacente la struttura. Non mancherà l'esposizione e la mostra del radicchio a chilometro zero con possibilità di acquisto e naturalmente sarà attivo bar, stand gastronomico e pizzeria con tante specialità a base del pregiato fiore d'inverno, ma non solo. Proseguo poi segnalandovi che fino al 5 febbraio c'è anche la tradizionale festa del radicchio rosso di Treviso ad Osson, giunta alla sua 36esima edizione. Organizzata dall'Associazione Produttori di Radicchio Rosso d'Osson, lo scopo è omaggiare il prodotto più tipico e pregiato, il fiore d'inverno tanto amato. La festa vede la partecipazione dei produttori locali. Il grande stand gastronomico poi vi aspetta con molti piatti tipici in collaborazione con i migliori ristoranti della zona e non solo, dove la faranno da padroni il risotto al radicchio e il radicchio fritto. Insomma, come avete capito, il programma della manifestazione è molto ricco. Vi suggerisco di consultarlo sul sito www.fioridinverno.tv. Nel 1886 venne brevettata la prima vettura a motore. Accensione elettrica, carburatore, due posti a sedere e niente pedali. Freno e acceleratore azionati a mano. Con la Motorwagen, brevettata dall'ingegnere tedesco Carl Benz, nacque l'autovettura a motore alimentata a benzina. I primi test furono accolti dalla freddezza e in alcuni casi dal disprezzo della gente. A risollevare questa reputazione fu l'iniziativa della moglie del costruttore, che insieme ai figli montò sulla vettura e raggiunse la casa dei propri genitori, percorrendo 180 chilometri tra lo stupore dei passanti. La bellezza colpisce l'occhio, ma il merito conquista il cuore. Alexander Pope. La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere la splendida Villa Morosini a Polesella. Siamo in provincia di Rovigo, è una storica residenza nobiliare veneziana lungo le verdi sponde del fiume Po. Riportata al suo originale splendore dopo un'intensa opera di restauro, conserva le memorie dell'illustre doge Francesco Morosini, detto il Peloponnesiaco, carismatico condottiero della Serenissima. All'interno di questa prestigiosa dimora è allestita anche la straordinaria collezione d'arte Zerbinati. Dal Notes di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.